Allora, questo è il video in collaborazione con Carly S. Carly S. Abbiamo deciso di fare un face of the day perché ci sarebbe piaciuto fare un tutorial, ma io ho un po' di difficoltà perché filmando con lo smartphone non riesco molto bene. Insomma, ne ho fatti due o tre, ma è un po' difficile. Quindi vedrò di attrezzarmi più avanti forse. Quindi questo è il trucco. Abbiamo deciso di ispirarci a un animale, in particolare io al colibrì. Ho visto delle foto, delle immagini, visto questi colori verde, viola, blu. Questi qui si confondono un pochino, con delle iridescenze particolari, molto molto carino. Allora faccio vedere i prodotti che ho usato. Allora, così mi viene più facile. Ho utilizzato nell'angolo interno questo colore qui, un verde ottaneo praticamente, di una palettina di Essence, e sopra ho applicato, bagnato questo qui che è il Peyote. Di Neve Cosmetics. Dopodiché ho messo come colore centrale il Rituale, sempre di neve, che è un viola. Ho messo sotto come base prima quella di Essence, vabbè, che non so qua tirar fuori, la solita, l'unica che c'è. Poi ho messo questo matitone di Shaka, che è un bianco perlato. Poi nell'angolo esterno ho messo questo blu sempre di neve, bagnato sempre, Sang Bleu. Poi ho usato, sì, la 100 colori di Elf, ho usato questo dorato per sfumare tutto sopra, questo qui sembra quasi panna, invece è un rosino chiaro chiaro opaco sotto il sopracciglio. Poi ho usato questo, non si vede tanto, questo nero, non si vede, un tubo, è un nero per andare a intensificare un pochino l'angolo esterno. Dopodiché, siccome non mi piaceva, c'era qualcosa che non mi convinceva, ho usato oro rosa tra il blu e il viola, e per sfumare dove avevo messo l'oro, l'ho usato bagnato sotto. Ah no, poi ho fatto una riga di eyeliner con una delle nuove, quelle in gel di Essence, la nera. Nella rima interna inferiore ho messo questa, sempre gel di Essence, quella color petrolio, bellissima. L'ho sfumata un pochino sotto e ho applicato di nuovo, bagnato il peyote. Poi dopo magari lo faccio rivedere e metto delle foto. Vabbè, sopracciglio ho usato i soliti, questa la palettina di Elf e la mia ormai minuscola matita per sopracciglia di Essence. Poi base molto leggera, ho messo il correttore della pupa, vabbè, quello solito, questo. Come correttore sotto l'occhio ho usato questo di Astra, brutto brutto, questo qui di Elf per illuminare un pochino e per andare a dare un pochino più di coprenza e andare a fissare il correttore yellow di neve. Poi ho messo come cipria, non ho usato fondotinta, quella è la polvere di riso che ho sì, ho diciamo distrutto perché ormai è quasi finita e l'ho scompattata, diciamo. Poi ho utilizzato come, perché l'ho ritirato? Guarda te, come blush, questo di neve
lo Urban Fairy, che è un rosa antico con dei riflessi leggerissimi verdi per andare a riprendere un pochino il trucco. Poi ho messo come illuminante ancora peyote. Per bagnare gli ombretti ho usato la nebbia fissante di neve. Poi sulle labbra sono rimasta molto naturale. Ho usato questa matita color carne, no, neanche, molto chiara, un bellissimo colore Natural Blush, è una delle mie matite labbra preferite, è di Elf. E per andare a riprendere un pochino il trucco ho usato questo lip gloss di Pupa vecchissimo, che non è così blu in realtà sulle labbra, è trasparente con dei riflessi blu e viola, è bellissimo. Adesso magari faccio rivedere il trucco e questi sono i prodotti che ho usato. Ok, quindi il trucco è questo. Ho usato l'illuminante, dicevo, oro rosa, l'ho sfumato qua sopra, l'ho messo anche qui un pochino. Questo è il lip gloss blush. E niente. Sì, un po' carico, però insomma mi piace giocare con i colori. Niente, allora saluto Carly S. Carly S. Vi saluto tutte voi e vi mando un bacione, a presto. Ciao.